con un grande progetto Pompei, sarete più attenti, avete parlato di controlli, verificherete quello che è stato fatto già precedentemente. Ci può dire, insomma. Il segretario generale Recchi ha detto una cosa molto importante oggi, ha detto che c'è una differenza fondamentale fra gli interventi del passato e questo. Nel passato venivano fatti singoli interventi, tutti mirati alle situazioni emergenziali, primo. Secondo, essendo piccoli, di dimensione finanziaria, lei non si mette a costruire una qualità progettuale altissima, non si affida a Invitalia per realizzare i progetti, non fa un bando di una dimensione critica finanziaria tale da attirare imprese di alta qualità e non può permettersi di mobilitare la prefettura, non so se è chiaro, quindi non ce la fa a mobilitare l'argine contro la criminalità, il prefetto nominato apposta per un intervento da 1 milione di euro, quindi la novità grossa che ha detto Recchia, che non è mai stata fatta in passato, quindi è una rottura rispetto al passato questa operazione, non è una continuità, è quella di realizzare un grande progetto composto da molti interventi che hanno una sequenza e che raggiungono una massa critica tale da poter mobilitare la grande capacità progettuale nella scrittura dei progetti, attrarre delle imprese che siano in grado di fronteggiarla e, terzo, avere poter pretendere dalla prefettura, lei l'ha sentita oggi, una mobilitazione di risorse umane che significa in questi tempi di ristrettezza una cosa non facilissima da fare. Questo le dà un quadro di uno scenario radicalmente diverso.